Capitan Davi inizia benissimo quest'anno 2010, playoff ottenuti, ma già erano ottenuti già una giornata d'anticipo. Playoff, voci di corridoio mi dicono hard. No, senza voci di corridoio hard. No, voci di corridoio, non di corridoio. Sicuramente contro gli Ardos, ma forse anche prima di giocare oggi era sicuro contro, secondo me, non ne sono sicuro. Ardos che oggi erano rimaneggiati 8-0. Però questo non vi. Scusate, però quello si sta spogliando. Mancava Biondo oggi, però sicuramente si rifarà a meno contro. Contro il suo rivale Cocilovo. Cocilovo che ha vinto il capo Candonieri. Ora in settimana usciranno le candidature per i premi personali, voi ambite in qualche trofeo, poi particolarmente. Non lo sai tutti. Non lo so, voi sparate in qualcosa. Miglior paratore di punizione. Miglior paratore di. Miglior difensore. Pagano. Io spero. Pagano spera. Sicuramente no. Sicuramente non è. Pagano è Cocilovo, sicuramente. Si spera principalmente in Pagano, miglior attaccante. Cocilovo. Ma che trovi il miglior attaccante? È Di Vincenzo, vabbè. Nessuno ha detto Martinez. Escludendo quella palla. Martinez, secondo me, per media potrebbe essere il miglior difensore. Cioè, sì, potrebbe entrare nelle candidature, poi. Sei in più. Martino, la sufficienza è parente di 7. Comunque sì, vabbè, siamo a. È finito il campionato, voi già avete la testa ai playoff, ma per la clausura avete già qualche programmino. Per quanto pare per la mafia abbiamo per forza in Serie B, quindi. Per la mafia in Serie B. Andiamo in Serie B, abbiamo un nuovo acquisto. Che è già un ragazzo che ha già giocato qui, Giorgio Ferrara. Giorgio Ferrara. Che giocava nel Bayern, sì. Con noi, proprio il resto basta. Sono queste, diciamo, il rimporto. Sì. Quindi vi tenete Pagano. Pagano ce lo teniamo, se non gli arrivano offerte. Pagano è ricercato da tutta la Serie A, quindi non lo so. È richiestissimo, è velo tenete stretto. Aspettiamo gli altri, cioè sarà una bella partita, si piangono. Facciamo l'effetto di quella telecamera del Rombo in qua. Sì, hanno rompito. Oltretutto c'è il rispetto tra i voi, sì, vabbè. Cioè, quantomeno sarà una partita corretta. Infatti, bravo, sicuramente una partita contro persone. Bella squadra, ci abbiamo giocato, onestissimi, simpaticissimi. Ci divertiremo lo stesso con Fabio. Va bene ragazzi, una buona serata, in bocca al lupo per la settimana prossima, va bene? Ciao ragazzi, ciao.